Il danno renale causato dal diabete sta diventando un'emergenza nazionale. Se ne è parlato a Roma nel corso di un incontro con la stampa e ci siamo fatti spiegare le implicazioni di questo problema dal professor Roberto Pontremoli, professore di nefrologia all'Università di Genova. Professor Pontremoli, quali sono le dimensioni e soprattutto la gravità del problema nefropatia diabetica? Si tratta di una vera e propria epidemia di nefropatia diabetica, quella a cui noi oggi stiamo assistendo. La nefropatia diabetica, in altre parole il danno renale da diabete, sta rapidamente diventando la prima causa di nefropatia progressiva e quindi di ingresso in dialisi nella popolazione generale. E questo è dovuto sostanzialmente alla elevata prevalenza ed incidenza della malattia diabetica, che raggiunge il 6-8% nella popolazione generale, allo straordinario aumento dell'ipertensione arteriosa, che è l'altro grande fattore di rischio per lo sviluppo di nefropatia in corso di diabete. Oggi si calcola che vi siano circa il 38% della popolazione generale ipertesa in Italia e si calcola anche che almeno il 10% della popolazione generale abbia oggi una qualche forma di danno renale da diabete. Questo fa sì che sempre di più i nostri centri dialisi siano occupati da pazienti diabetici con danno renale progressivo. Quanti potrebbero essere grosso modo i pazienti appunto diabetici con problemi renali di varia gravità? Circa il 30-40% dei diabetici, che come ricordavo sono il 6-8% della popolazione generale, sviluppano nella loro vita una qualche forma di danno renale. Fortunatamente una minoranza progredirà fino alla dialisi, fino alla necessità di un trattamento sostitutivo con trapianto oppure con trattamento dialitico. Tuttavia bisogna dire che quelli che non vivono così a lungo per vedere la funzione renale deteriorarsi sono i pazienti che muoiono prima per cause cerebro-cardiovascolari. Ecco, come si instaura la nefropatia diabetica? Ci può spiegare i meccanismi etiopatogenetici? Ipertensione arteriosa e diabete mellito sono i due fattori di rischio straordinari per lo sviluppo della nefropatia diabetica. Oggi non disponiamo di una terapia ottimale per prevenire l'insorgenza della nefropatia diabetica e neanche per arrestarne completamente la sua progressione. E pertanto dobbiamo fortemente incentivare la possibilità di una diagnosi precoce, che oggi si basa sulla valutazione da parte del medico di due parametri molto importanti. Questi sono l'escrezione urinaria di albumina, la cosiddetta microalbuminuria, e l'altro parametro è la stima del filtrato glomerulare, che si basa sulla misura della creatinina. Con questi due parametri oggi noi, se sottoponiamo tutti i pazienti diabetici e ipertesi a questi test di screening, siamo in grado di identificare precocemente la malattia renale in corso di diabete. Perché identificarla precocemente cosa vuol dire, professore? Vuol dire instaurare una terapia di correzione dei fattori di rischio cardio-cerebrovascolari e anche di progressione della malattia renale, che si basa su una terapia antipertensiva ottimale, raggiungendo i target pressori con l'utilizzo soprattutto dei farmaci inibitori del sistema renin-angiotensina. Significa correggere la dislipidemia, ma soprattutto significa ottenere o cercare di ottenere un controllo glicometabolico ottimale, gli strumenti che consentono di prevenire in un certo senso la insorgenza della malattia renale e di rallentarne la progressione.